Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi giro la prima parte del bookshelf tour, quindi sono felicissima finalmente di farvi un aggiornamento della mia libreria. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella in modo da non perdervi nessun nuovo video, specialmente quello della prossima settimana, perché sarà ovviamente la seconda parte del bookshelf tour del video di oggi. E se non lo fate già vi invito anche a seguirmi su Instagram, io sono Martina Tazza. Cominciamo! I nostri libri sono tutti in questa stanza, che è una stanza che rimane diciamo sotto la casa, noi li chiamiamo i fondi della casa, dato che sono tanti. Uno di questi l'abbiamo dedicato solamente ai libri. Abbiamo portato queste librerie, ce ne sono altre due sul retro della videocamera, e contengono tutti i nostri libri. Le prime tre librerie che vedete qui dietro di me sono quelle che contengono i miei libri, mentre la libreria più grande alla mia sinistra contiene quelli del Maritino. Nelle librerie invece sull'altra parete ci sono da una parte tutti i nostri album di foto e i libri di cucina, mentre l'altra libreria, che fa parte di quelle che vedrete nel prossimo video, contiene i libri che devo ancora leggere, i libri che ho messo da parte perché non mi sono particolarmente piaciuti e voglio venderli o donarli alla prima occasione, e i libri più vecchi che fanno parte un po' della mia adolescenza. Nel video di oggi vi faccio vedere le prime due librerie, questa e questa. Mentre nel video della prossima settimana vedrete l'altra libreria e quella della quale vi ho parlato adesso, che contiene appunto i libri da leggere, quelli che voglio donare e così via. Ho deciso di ideare il video in maniera un po' diversa dal solito, quindi sì, vi mostrerò ogni singolo scaffale della libreria, ma non vi parlerò di tutti i libri che sono contenuti al suo interno, perché questo può risultare interessante all'inizio ma un po' faticoso da ascoltare, perché i video diventano un po' troppo lunghi. Ho quindi deciso di farvi vedere due o massimo tre libri per ogni scaffale, quelli che mi sono piaciuti di più o quelli che mi sento di consigliarvi perché magari ne ho parlato meno qui sul canale. Adesso iniziamo veramente. Il primo scaffale della libreria racchiude i volumi di Ken Follett in copertina rigida, quindi i libri che fanno parte delle due trilogie che ha scritto fino adesso, la trilogia dei Pilastri della Terra e The Century Trilogy. Sapete quanto io ami queste due serie, mi sono strapiaciute, anche perché Ken Follett è un maestro dei romanzi storici. Vi faccio vedere solo il libro che mi è piaciuto più in assoluto di tutti e sei i volumi delle due trilogie, ovvero Mondo senza fine. Mondo senza fine è stato per me uno dei primi libri che ho letto di Ken Follett e mi sono innamorata. Pensate che dopo averlo finito io continuavo la sera a ripensare a quello che avevo letto, alle storie dei vari personaggi. Credo anche che sia, forse insieme a Pilastra della Terra, quello che è riuscito meglio nel delineare le storie dei vari personaggi, quindi sicuramente questo è quello che ho amato di più. Nello scaffale sottostante troviamo altri libri di Ken Follett, questi sono invece nella loro versione economica e fanno parte di quella che dovrebbe diventare la collezione completa dei libri di Ken Follett. Per il momento insomma ho questi. Inoltre c'è anche la mia raccolta di libri di Joan Ellis, quindi la trilogia di Chocolat e un volume a parte che ho letto sempre della stessa autrice e che ho deciso di mettere insieme. Tra i libri di Ken Follett in versione economica mi sento di consigliarvi Notte sull'acqua, che è stato l'ultimo che ho letto di Ken Follett, un'avventura meravigliosa sopra uno dei primi aerei che sorvolavano l'oceano dall'Inghilterra per arrivare negli Stati Uniti. Mentre l'altro che mi sento di consigliarvi è Un luogo chiamato Libertà, ambientato nell'Inghilterra del XVIII secolo, una storia veramente accattivante e con, come sempre, delle storie d'amore coinvolgenti. Per quanto riguarda invece i libri di Joan Ellis, non vi consiglio, perché lo sapete quanto io abbia amato questa trilogia, la trilogia di Chocolat, e quindi vi consiglio l'altro volume, 5 quarti d'arancia, e anche qui chiaramente la bravura di Joan Ellis non solo nel creare delle storie
fantastiche, si nota soprattutto nel suo riuscire a farci sentire con i cinque sensi tutto ciò che lei racconta. Ormai l'avrete capito, questa libreria è dedicata principalmente alle serie. Infatti anche sullo scaffale sottostante troviamo la serie di Harry Potter, che ovviamente fa parte probabilmente dei libri più belli che abbia mai letto in vita mia e forse che mai leggerò. Quindi di questo ovviamente non sto a consigliarvi nessun libro, perché li dovete leggere tutti se non l'avete già fatto. Accanto invece abbiamo la trilogia di Miss Peregrine. Non credo che i libri siano solo tre, credo che ne siano stati pubblicati altri. Io comunque mi sono fermata ai primi tre, perché il secondo mi è piaciuto un po' meno del primo e il terzo mi è piaciuto molto meno del secondo. Quindi di questa serie vi consiglierei soltanto il primo volume. Ho deciso di tenerla perché sono delle edizioni veramente molto belle, molto curate. Quindi diciamo che per questo vi consiglio il primo, Miss Peregrine nella casa dei ragazzi speciali, che mi è piaciuto un sacco. Continuiamo con Harry Potter, quindi in questo scaffale abbiamo i volumi illustrati che sono usciti fino adesso, quindi ovviamente non ce ne sono di più perché semplicemente ancora non sono usciti. L'intenzione ovviamente è di comprarli tutti perché sono meravigliosi. Ci sono anche i due volumetti di Il Quidditch attraverso i secoli e Le fiabe di Beda e il Bardo. Esisteva nella stessa edizione anche Animali Fantastici, ma dopo l'uscita del film quella è scomparsa e sono usciti tanti altri libri, tante altre edizioni, sempre appunto di Animali Fantastici. Ho anche un'edizione quindi di Animali Fantastici, ma legata al film, ed è quella che vi mostro per quanto riguarda questo scaffale. Abbiamo infatti una specie di valigia, vedete, in copertina rigida, si apre, e al suo interno è meraviglioso perché ci sono tantissime immagini, tantissime notizie, tantissime curiosità sul mondo di Animali Fantastici legato chiaramente al film. E oltretutto ci sono tantissimi inserti come questo, da poter sfilare, togliere, leggere, curiosare, veramente, veramente un libro ben fatto, e sono felice di averlo perché appunto non avendo un'edizione di Animali Fantastici ho deciso di prendere questa sul film, anche perché il film mi è piaciuto tanto. Ultimo scaffale della libreria, anche qui alcune serie, la serie dell'Amica Geniale, la serie di 1Q84 di Murakami, la serie di Zafon che parte diciamo dal libro dell'Ombra del Vento, e infine il primo volume di Casalecchi che ancora non ho letto. Non vi sto a consigliare l'Amica Geniale perché ovviamente la conoscete tutti, quindi vi consiglio tra queste serie chiaramente L'Ombra del Vento di Zafon, che mi è piaciuto tantissimo, mentre per quanto riguarda Murakami ovviamente vi consiglio il libro 1 e 2, che secondo me è meraviglioso, è stato il mio primo approccio con Murakami. Mi è piaciuto moltissimo, secondo me poteva evitare di scrivere il terzo libro perché non mi è piaciuto per niente, e questa opinione ho visto è abbastanza condivisa, mentre il libro 1 e 2 sono bellissimi. Passiamo adesso alla seconda libreria, quella che vedete qui alle mie spalle. Nel primo scaffale ho sistemato alcuni dei miei romanzi preferiti con la copertina rigida. Vi dico la verità, guardando questo scaffale per me è stato molto complicato scegliere solo due o tre libri da mostrarvi perché li ho davvero amati tutti. Ho scelto quindi quelli dei quali vi ho parlato almeno durante i miei video, insomma nei miei video sul canale. Il primo che vi consiglio è Il gusto proibito dello zenzero di Jamie Ford, oltretutto noto adesso questo orribile bollino. Mi è piaciuto moltissimo. In questo libro si parla di razzismo contro i cinesi, siamo negli anni 40 in America, e il protagonista racconta una storia veramente molto commovente e toccante, super consigliato. Il secondo libro che vi consiglio è Preghiera del mare di Khaled Hosseini a cura di Roberto Saviano. Questa in realtà è una specie, non so come definirla, di graphic novel, quindi una storia soprattutto illustrata ma che completata ecco da alcune frasi che vengono scritte all'interno delle varie immagini. È un libro che secondo me merita avere perché è molto toccante e con poche parole, con poche immagini riesce ad esprimere un universo di emozioni e di situazioni. Infine, l'ultimo libro che vi consiglio di questo scaffale è Noi di David Nichols. Mi è piaciuto tantissimo, lui oltretutto è l'autore di un libro che se non erro si chiama Un giorno, sì, che ha avuto tantissimo successo. Io l'ho comprato dopo aver letto questo e non mi è piaciuto per niente, non l'ho nemmeno finito, mentre questo mi è piaciuto tantissimo. In questo caso invece si affrontano diciamo dei problemi familiari, quindi una famiglia in cui un uomo si trova a dover subire la decisione della moglie di separarsi. Mi è piaciuto
piaciuto veramente tanto, l'ho letto tanto volentieri. Proseguiamo con i romanzi sullo scaffale successivo, lo scaffale sottostante, in questo caso quelli invece con copertina morbida, lo dico soltanto perché questo è stato un po' il motivo per cui li ho raggruppati insieme, ma ovviamente sempre disposti in ordine dal più alto al più basso, come accade per ogni scaffale. Di questo scaffale vi consiglio tre libri. Il primo è La mattina del 25 dicembre, non so se in realtà questo libro sia ancora ordinabile perché ce l'ho da tantissimo tempo, è un giallo un po' alla Agatha Christie forse, ambientato nella mattina del 25 dicembre di Natale. Veramente molto carino, una scoperta inaspettata, perché questo l'avevo comprato per girare un video di consigli su libri da leggere per Natale, ambientati insomma nel giorno di Natale. Veramente molto bello. Il secondo che vi consiglio invece è La domenica lasciami sola di Simonetta Shandivashi. Questo libro parte diciamo da uno spunto, cioè il fatto della domenica, l'uomo che vuole guardare il calcio, la partita e così via, ma in realtà in maniera tratti ironica ma molto profonda viene analizzato il rapporto di coppia. L'ultimo libro che vi consiglio di questo scaffale è Volo di paglia di Laura Fusconi. Questo libro è ambientato negli anni 40 in un piccolo paesino italiano, siamo quindi durante la seconda guerra mondiale, nonostante ci troviamo in un paese minuscolo, le dinamiche all'interno di questo paese sono segrete, sono cupe, a tratti spaventose. È un libro che secondo me è scritto con una maestria incredibile da una giovanissima autrice che merita di essere letta. Siamo sullo scaffale sottostante, altri romanzi che non trovavano spazio nello scaffale di sopra, e S, la nave di Teseo, un libro meraviglioso del quale vi ho parlato tante volte, c'è anche un video interamente dedicato a questo che magari vi lascio nell'info box. Di questo scaffale vi consiglio 19 minuti di Jodi Picoult, meraviglioso libro, stupendo, che parla di quello che in realtà a volte sentiamo al telegiornale, forse anche troppo spesso, ovvero, e succede di solito in America, ovvero ragazzi che entrano in una scuola armati e fanno semplicemente una strage dei propri compagni e dei propri professori. Quanto ci vuole per fare questa strage? 19 minuti. Le indagini che hanno diciamo portato alla luce tutto quello che c'era nella mente della persona che ha fatto questo gesto estremo. E poi vi consiglio, cambiamo totalmente genere, Una crociera sui tacchi. Questo l'ho comprato al Salone del Libro di Torino da una casa editrice che non conoscevo, perché mi piace lì in realtà comprare da piccole case editrici più sconosciute. In questo caso abbiamo la Book Salad ed è un romanzo molto leggero, però molto carino, molto divertente, di una donna che decide, a causa di un evento spiacevole, di fare una lunghissima crociera da sola. Una crociera che però si rivelerà molto più interessante, molto più intrigante di quanto avessi immaginato. Altro scaffale, in questo caso abbiamo i libri più vecchi, diciamo, sono principalmente libri che appartenevano alla mia mamma e li ho letti praticamente tutti a parte Piccole donne, e poi i quattro libri di Twilight, tutti in edizioni diverse, rovinatissime, perché letti durante l'adolescenza, però insomma all'epoca mi erano piaciuti tanto. Di questo scaffale vi consiglio Quella strana ragazza che abita in fondo al viale, anche questo libro molto vecchio, non so se sia possibile trovarlo ancora, un libro però con una storia davvero particolare, direi unica. Ci sono poi ovviamente i libri come Via col vento o Uccelli di rovo, che sono tra i miei libri preferiti in assoluto, ma dei quali vi ho già parlato tantissimo e quindi non mi sto a dilungare adesso. Ultimo scaffale della libreria, e quindi anche ultimo scaffale che vedremo oggi, racchiude invece una serie di libri che ho comprato in edicola. Era una serie dedicata ai gialli svedesi, quindi di autori svedesi o ambientati in Svezia, insomma. E come vedete c'è uno spazio vuoto, perché c'è un libro che mi è piaciuto moltissimo di questa serie, io sto andando in ordine, quindi è il quarto, l'ho prestato al mio babbo perché lo leggesse, quindi al momento non c'è, altrimenti vi avrei parlato di quello. Di questa serie quindi direi che vi suggerisco quello che mi è piaciuto di più, ed è La principessa di ghiaccio di Camilla Läckberg, autrice famosissima di gialli. Questo è il primo libro che ho letto di questa autrice e mi è piaciuto moltissimo, non c'è nient'altro da dire perché la sua fama, la fama dell'autrice la precede. Bene ragazzi, il video finisce qui,
io spero che vi sia piaciuto questo modo un po' diverso di guardare all'interno della mia libreria. Io vi aspetto ovviamente la prossima settimana per vedere che cosa racchiude questa libreria e quella che rimane alle vostre spalle, e in modo da completare il tour dei miei scaffali. Quindi vi do appuntamento la prossima settimana. Ciao!